Da un po' di tempo stiamo affrontando la filosofia dell'Ottocento, una filosofia molto importante e decisiva anche per le sorti della nostra età contemporanea, che però ha presentato diverse tendenze, diversi autori. Abbiamo visto prima gli idealisti e Fichte, Schelling, Hegel, poi abbiamo visto gli anti-idealisti, sempre all'interno magari del romanticismo, come Schopenhauer e in parte Kierkegaard, e infine abbiamo da poco affrontato il tema di Marx, un filosofo sicuramente seminale che ha avuto una grande influenza sull'Ottocento e sul Novecento, anche dal punto di vista storico. Oggi apriamo un nuovo capitolo, vediamo un'altra corrente che a volte oggi si studia piuttosto velocemente, senza rimanerci troppo, ma che nell'Ottocento ebbe un grandissimo successo. Si andò a sostituire l'idealismo e ne prese il posto, pur configurandosi come una corrente radicalmente opposta, diversa rispetto all'idealismo. Sto parlando del positivismo. Oggi affronteremo una prima lezione introduttiva sul tema, vedremo le caratteristiche generali di questa corrente e poi nelle prossime lezioni, nei prossimi video, affronteremo alcuni autori di questa corrente, Comte ad esempio, John Stuart Mill, un altro esempio, Spencer, insomma, ne vedremo alcuni, però oggi ci soffermiamo solo sulle caratteristiche generali del positivismo. Andiamo a cominciare. Di caffè come sempre, Batman presente anche lui all'appello come sempre. E se capitate in questo canale per la prima volta, io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante, un professore di storia e filosofia delle superiori. Insegno nel triennio di un liceo scientifico e uso questo canale per postare delle spiegazioni, delle video spiegazioni degli argomenti che di solito si fanno a scuola di storia, di filosofia. A volte faccio qualche approfondimento, a volte apro qualche parentesi, a volte faccio qualche lezione di educazione civica, altre cose, però globalmente il fulcro è questo. Quindi se siete curiosi, navigate un po' nel canale, trovate altri video simili a questo che state vedendo. In descrizione, ve lo dico già da subito, troverete anche un sommario, diciamo, della lezione con i vari capitoletti, tra virgolette, che ho affrontato oggi, con di fianco il link, il minuto cliccabile per poter ripescare all'interno del video quella parte, per poterla quindi riascoltare. Come vi dicevo, oggi l'argomento è un argomento filosofico. Introduciamo questa corrente importante dell'Ottocento, della filosofia dell'Ottocento, che è il positivismo. Intanto cerchiamo, prima di tutto, di dare alcune coordinate spazio-temporali, geografiche e temporali. Diciamo che il positivismo, intanto, è un movimento culturale, filosofico, non solo filosofico, perché ha degli influssi pesanti anche sulla letteratura, ad esempio, si è studiato un po' di letteratura francese o comunque poi anche quella italiana, quando si arriva ad esempio a Verga, si cita proprio il positivismo, lo si raffronta con Verga e con la sua poetica. Però il positivismo sicuramente ha una base filosofica di fondo. È un movimento che nasce in Francia nella prima metà dell'Ottocento. I primi filosofi positivisti sono francesi, si chiamano Saint-Simon e Comte soprattutto, e poi però dalla Francia si irradia un po' in tutta Europa, investendo l'area tedesca, investendo in parte anche l'area italiana e soprattutto investendo l'area britannica, perché se nella prima metà dell'Ottocento il baricentro è principalmente in Francia, nella seconda metà dell'Ottocento il baricentro di questa corrente si sposta in Inghilterra. E cambia un po' anche faccia il positivismo. Infatti distingueremo tra più positivismi. In genere si usa questa etichetta che racchiude tutto, però in realtà all'interno di questa etichetta stanno filosofi tra loro anche molto diversi, perché tra Comte e Spencer, tra Comte e Stuart Mill ci sono delle similitudini, ma ci sono anche delle pesanti differenze, le vedremo. Però ecco, il punto d'origine è la Francia di inizio 800. E il punto di massimo splendore direi l'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento, perché in realtà, pur sviluppandosi negli anni 30-40 dell'Ottocento, inizialmente questo positivismo non gode di grande seguito, di grande fama, perché l'Europa è ancora molto, diciamo così, presa e partecipe rispetto all'ideologia idealista. L'idealismo è ancora la filosofia di riferimento, la filosofia dominante, l'hegelismo domina incontrastato. Sarà solo dopo la metà del secolo che, un po' con la crisi dell'idealismo, un po' con i progressi tecnologici, scientifici, cambiamenti della società, il positivismo ridiventerà
la filosofia dominante, riuscirà a scalzare almeno per qualche decennio l'idealismo e quindi diventare davvero il punto di riferimento della filosofia del tempo, dell'Europa del tempo. Quali sono le caratteristiche fondamentali che accomunano un po' tutti i positivisti? Poi vi ho detto che sono anche tante differenze, ma vediamo almeno le cose comuni. Direi che sicuramente l'aspetto che più salta agli occhi è il ruolo della scienza. La filosofia positivista è una filosofia che esalta il ruolo della scienza, che ritiene che la scienza sia la forma di sapere più valido, anzi forse è l'unica forma di sapere valida a cui l'uomo è giunto. Quindi svaluta, di conseguenza ovviamente, tutte le altre forme di sapere che non hanno le caratteristiche della scienza. E in particolare dovrebbe venirvi subito in mente, facendo questo discorso, la metafisica. La metafisica in sé è una disciplina ascientifica, no? Perché non può usare il metodo scientifico, non può utilizzare il metodo galileiano che si basava sulle sensate esperienze, necessarie dimostrazioni. Non posso fare calcoli, conti, usare la matematica, leggi per parlare di Dio e soprattutto non posso fare esperienza concreta di Dio. Allora, la metafisica, che per definizione direi non può utilizzare il metodo scientifico, non è più una forma di conoscenza che interessa ai filosofi positivisti, non è più una forma di conoscenza valida. Ok? Quindi viene pian pianino espulsa, direi, dall'ambito della ricerca scientifica, dall'ambito della ricerca conoscitiva. Era già un percorso iniziato con Kant, se vi ricordate, quando Kant aveva ritenuto che la metafisica non fosse una disciplina che ci portava a conoscenza all'interno della critica della ragion pura, e vi metto, se siete curiosi, in descrizione il link in cui Kant ne parlava. Però adesso questo concetto che in Kant era, diciamo, sì espresso, ma in maniera ancora parziale, adesso viene espresso in maniera molto netta, cioè la metafisica non viene solo ritenuta una bella disciplina che non riusciamo a purtroppo conoscere bene e che rimane inconoscibile, diventa una disciplina da rifiutare anche in un certo senso, cioè il positivismo, possiamo dirla anche così, non fa altro che riprendere alcune delle idee degli illuministi e rafforzarle enormemente, come ad esempio l'inconoscibilità della metafisica e quindi la sua esclusione. Da questa concezione iniziale che accomuna praticamente tutti i filosofi positivisti e che è importantissima, ne discendono poi delle altre. Vi faccio subito notare una cosa, poi vediamo queste conseguenze. Ovviamente questa grande fiducia nella scienza, questa grande fiducia nei mezzi della scienza, è figlia anche dell'epoca in cui si vive. Cioè, l'umanità, l'Europa quantomeno, della metà dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, l'Europa che progredisce enormemente. Quando abbiamo affrontato in storia questo periodo, abbiamo parlato dei grandi progressi del treno, ad esempio, dei grandi progressi dell'industria, del generale, anche se differenziato, miglioramento delle condizioni di vita. Abbiamo parlato, ad esempio, anche della Belle Époque verso la fine del secolo, no? Cioè, di un'epoca tutto sommato florida, di un'epoca felice, in cui certo ci sono delle tensioni, ad esempio il marxismo si diffonde perché c'è una classe operaia che vuole diritti, ma in generale sembra che tutto vada progressivamente migliorando. Cioè anche la classe operaia, per esempio, che è la classe più subordinata, inferiore per molti versi, sta pian pianino ottenendo qualcosa, sta pian pianino ottenendo miglioramenti alle proprie condizioni di vita. Generalmente ci sono dei progressi, voglio dire, progressi che arrivano anche dalla scienza, anche dalla tecnologia, perché appunto arriva il treno che permette di percorrere, come diceva una canzone, distanze che sembravano infinite. Arriva un po' alla volta, arriverà il telegrafo che permette di comunicare dall'altra parte del mondo. Arrivano miglioramenti anche dal punto di vista igienico e sanitario che permettono di allungare la vita di parecchio rispetto a come si era abituati prima. La vita nelle città migliora, i beni di consumo iniziano ad arrivare, insomma, davvero lo stile di vita cambia e sembra cambiare in meglio, certo, soprattutto per le classi agiate, soprattutto per le classi borghesi, ma in parte anche per le classi più umili. Quindi c'è davvero un'ondata di ottimismo che attraversa l'Europa, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. E questa ondata di ottimismo, questa fiducia anche nella scienza, nel fatto che la scienza possa cambiare il mondo, la scienza possa migliorare il mondo, la conoscenza possa migliorare il mondo, è un concetto che si imprime fortemente nell'animo dei filosofi positivisti, che ne vengono
fortemente influenzati. Quindi quando dico che esaltano la scienza, la esaltano non così come un'idea astratta, ma la esaltano perché concretamente vedono che la scienza fa dei progressi. Arrivano medicine, arriva l'industria chimica, arrivano cose che permettono di lavorare meglio la terra, innovazioni che permettono di dare da mangiare a tutti o almeno una parte sempre più ampia della popolazione. Arrivano tante novità che davvero dicono, beh, un po' alla volta stiamo camminando verso un futuro radioso, diciamola così, prospero, grazie alla scienza. E allora la filosofia deve interpretare tutto questo. Quindi vi dicevo, esaltazione della scienza, dei suoi mezzi e dei suoi obiettivi, ovviamente anche esaltazione del progresso. Questo è sicuramente una delle conseguenze più importanti, perché la scienza non lascia l'umanità ferma dov'è. La scienza fa progredire l'umanità. La storia, soprattutto negli ultimi decenni, è una storia di progressi. Era un concetto che già era stato espresso anche dall'illuminismo un secolo prima, se vi ricordate. L'illuminismo era una filosofia che aveva tutto sommato fiducia nel futuro, perché nonostante l'umanità abbia attraversato dei secoli bui, nonostante l'umanità abbia vissuto anche male per molto tempo, adesso sta arrivando il lume della ragione, dicevano gli illuministi, che preparerà un futuro migliore. Certo, bisognerà lavorare, bisognerà coltivare il proprio giardino, come diceva Voltaire, però così facendo, un po' alla volta, lottando, andremo verso il meglio. Questo aspetto viene ripreso dal positivismo e viene anzi potenziato, direi, dal positivismo, perché anche il positivismo crede che la ragione debba guidare gli uomini verso il progresso, ma questa fiducia nel progresso diventa quasi una fede, direi. Vedremo che questi filosofi criticano la metafisica, criticano la religione tradizionale, ma a volte sostituiranno alla fede nella Chiesa, nel Dio tradizionale, una fede nella scienza, che è quasi una forma comunque di fede, capite? Una grande fiducia che sfocia addirittura nel fideismo, nella fede vera e propria, perché la scienza ci guiderà verso un futuro sicuramente, senza ombra di dubbio, è incrollabile questa loro fiducia. Ed è anche un po' ingenua, perché vedremo che poi è vero che l'Ottocento, la Belle Époque, tutto va per il meglio, ma poi arriva la Prima Guerra Mondiale, che fa capire che la scienza non porta per forza al bene necessariamente, che la scienza può portare anche ad armi, a distruzione, a peggioramenti delle condizioni di vita, se usata malamente ovviamente. Però per il momento sono tutti belli ottimisti, tutti un po' ingenui, e hanno questa grande, profondissima fiducia nella scienza. Quindi questo è un aspetto da ricordare. Quindi il progresso, l'idea del progresso, permane, è presente in tutti i filosofi positivisti. Alcuni ci insistono di più, alcuni ci insistono di meno, però è un'idea di fondo ben radicata, un progresso che si può ottenere solo con l'esercizio della scienza, perché la scienza è il motore di questo progresso. Questo è un elemento comune importante. Un altro elemento comune è il fatto che, se ovviamente la scienza è l'unica forma di conoscenza valida, per fare scoperte, per conoscere, bisogna utilizzare essenzialmente il metodo scientifico. Il metodo scientifico è l'unico metodo valido. Non esistono altri metodi se non il metodo scientifico. E infatti, un tratto comune a questi filosofi sarà il tentativo di utilizzare la metodologia scientifica anche in ambiti apparentemente non scientifici. Noi siamo abituati, ad esempio, ad utilizzare il metodo sperimentale di Galileo, che so, il laboratorio, oppure i conti, le leggi, la matematica, soprattutto quando studiamo la fisica, al limite la chimica, la biologia, queste cose le facciamo in laboratorio. Ma non siamo affatto abituati a, o almeno non c'erano all'epoca, abituati a fare andare in laboratorio per quando dobbiamo studiare le discipline umanistiche, quelle che normalmente chiamiamo umanistiche. Ad esempio la psicologia. Come si fa la psicologia? Quando pensiamo a uno psicologo, non è un tipo che lavora in laboratorio, è un tipo, un tizio, che lavora nel suo studio, riceve delle persone e ci parla. Chiaramente non è un tizio che usa nel nostro immaginario i numeri, che usa le leggi scientifiche, che fa esperimenti, che elabora leggi del comportamento umano. Semplicemente uno che parla, discute e aiuta le persone ad aprirsi e a capirsi, diciamola così per farla semplice. Allo stesso modo, lo studioso di morale, il moralista, se vogliamo chiamarlo così, uno che si dice come è giusto comportarci, non usa leggi matematiche, mica si può misurare con la matematica il comportamento umano. E allo stesso modo non fa esperimenti in laboratorio, non va in laboratorio e prova a offendere una persona per vedere come reagisce. Di solito pensiamo che queste discipline
non usino la metodologia scientifica. Ebbene, i filosofi positivisti invece tenteranno di usare il metodo scientifico per studiare ad esempio la psicologia, ad esempio la sociologia, ad esempio l'economia, ad esempio la morale. Cioè tenteranno di usare un metodo scientifico matematico, quindi matematico sperimentale come quello galileiano, per studiare ambiti in cui fino ad allora non si era usato questo metodo. La società, la politica, si può studiare con le leggi della matematica, si può studiare con degli esperimenti, ci proveranno, vedremo pregi e difetti di questo loro tentativo, trionfi e fallimenti. Allo stesso modo proveranno addirittura a studiare la morale. Si può elaborare una legge come se fosse una legge di gravitazione universale, una legge simile per spiegare come si deve comportare l'uomo, qual è il giusto comportamento? Ci proveranno e ne parleremo, quindi anche questo è importante. Il metodo sperimentale, il metodo scientifico diventa il metodo di ogni disciplina. Quindi, prima cosa che ho detto da ricordare, oltre all'esaltazione della scienza, l'idea di progresso; seconda cosa importante, il metodo sperimentale come fondamento di tutto; terza cosa importante che vorrei che vi ricordaste, il ruolo della filosofia. A cosa serve la filosofia? Questo se lo chiedono in molti e tentano di dare una risposta. La risposta è che bisogna cambiare la filosofia, bisogna riformarla, perché la filosofia fino ad adesso si è occupata di ambiti che sono abbastanza inutili secondo i positivisti. Ad esempio, si è occupata moltissimo di metafisica, e però la metafisica non ci porta da nessuna parte. Si è occupata di morale, di etica, e però abbiamo detto che l'etica e la morale devono iniziare a usare un metodo scientifico, devono diventare una scienza. Allora, questo è il discorso che fanno. Gli ambiti di cui si occupa la filosofia o afferiscono alla scienza o diventano scienze, oppure se non riescono a diventare scienze sono da scartare. E quindi la filosofia cosa rimane? Se da una parte la scienza le ruba le cose e dall'altra le cose vanno buttate fuori, ecco, la filosofia non deve avere un ambito privilegiato di studio, non è che si deve occupare di una cosa o di un'altra cosa, questo no, non deve avere un ambito specifico, ma deve essere in un certo senso la disciplina che sovrintende a tutte le altre, deve avere come per dire uno sguardo comune. Mentre le varie scienze studiano ognuna nel suo ambito, la filosofia si deve porre al di sopra e unificare le scienze, cioè trovare quei principi comuni, quelle regole comuni alle varie scienze, per trovare e individuare le generalità, le cose che valgono un po' per tutte le scienze. Quindi è un compito di unificazione, di supervisione, di controllo dall'alto, direi. A questo serve la filosofia, quindi non ad indagare la morale, o ad indagare la politica, o ad indagare la metafisica. Queste cose o sono ambito della scienza o non sono conoscitive. La filosofia deve porsi di sopra le scienze, coordinarle, guardare cosa fanno le scienze e poi trarre delle conclusioni generali. C'è da dire che quest'epoca in cui i filosofi positivisti si trovano ad agire, cioè quella della metà dell'Ottocento più o meno, in realtà è un'epoca che, come vi ho detto, va verso un progressivo miglioramento delle condizioni di vita, ma anche un'epoca abbastanza complicata, frastagliata. Se pensate solo al 1848, un anno che si cita mille volte in storia, che si studia ampiamente, e se volete vi metto in descrizione il link in cui parlo del 48 europeo. Il 48 è un anno tragico in fondo, ci sono tanti moti, tante rivoluzioni che però falliscono quasi globalmente, no? Pensate a Venezia, a Roma, la Repubblica Romana, la Repubblica Veneziana, a Vienna, a Praga, a Budapest, a Parigi, tutte rivoluzioni che magari all'inizio sembrano andare bene ma poi falliscono. Quindi è vero che è un'epoca che un po' alla volta fa vedere il progresso, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto in Inghilterra, ma è anche un'epoca di grandi contrasti, ci sono ancora moti, rivoluzioni, guerre, c'è la guerra franco-prussiana, c'è il risorgimento italiano, insomma, in cui le lotte sono molto intense. Quindi solitamente si usa distinguere due periodi diversi del positivismo dal punto di vista della storia della filosofia. C'è un primo periodo, un primo positivismo che si sviluppa, ripeto, in Francia, soprattutto nella prima metà dell'Ottocento, che è un primo positivismo con il capofila Comte, soprattutto, di cui parleremo in un video apposito. Primo positivismo che in realtà è una filosofia ancora abbastanza trascurata dalle accademie, dalle università, ancora, diciamo, che subisce un po' l'influenza dell'idealismo. L'idealismo domina ancora, il positivismo è ancora una filosofia secondaria, ma soprattutto è una filosofia che ha un impianto antiliberale in questo momento, cioè una filosofia diciamo critica verso i cambiamenti politici in atto, critica verso le rivoluzioni, critica verso i moti, una filosofia che sembra dal punto di vista politico abbastanza conservatrice.
progressista dal punto di vista scientifico, perché vuole i cambiamenti della scienza, vuole il progresso scientifico, ma politicamente dubbiosa verso questi cambiamenti politici che sembrano smuoversi nell'Europa del tempo. La filosofia della seconda metà dell'Ottocento, il positivismo della seconda metà dell'Ottocento, invece, contrariamente a quello della prima metà, è un positivismo invece di stampo prettamente liberale, cioè cambia proprio l'ideologia politica. Se prima era una filosofia politicamente conservatrice, poi le nuove generazioni positiviste si spostano verso una filosofia invece progressista, liberale, di stampo liberale. Tant'è vero che proprio nella seconda metà dell'Ottocento il positivismo, possiamo dirla tranquillamente così, diventerà l'ideologia di riferimento della classe borghese. La borghesia, che alla fine trionferà perché ci aveva provato con la rivoluzione francese, poi c'era stata la restaurazione, però molti rivoluzionari alla fine hanno la meglio a lungo andare, quindi verso la fine del secolo, oltre all'Inghilterra, anche la Francia diventa una repubblica borghese, anche in Italia in fondo emerge una prima forma di borghesia, in Germania emerge una vera e propria borghesia, insomma questa classe che si sta facendo sempre più spazio e sta prendendo il potere in tutta Europa, o almeno in buona parte dell'Europa, l'Europa più avanzata, questa classe troverà nel positivismo il suo punto di riferimento. D'altronde borghesia e positivismo esprimono valori simili. Il positivismo, vi ho detto, ha fiducia nel progresso, nella scienza, nell'innovazione tecnologica, nelle scoperte scientifiche. Beh, la borghesia chiaramente cavalca tutto questo, perché la borghesia crea lavoro tramite le innovazioni tecnologiche. Arriva la macchina a vapore, già arrivata, ma si diffonde, arriveranno le nuove fabbriche. Beh, la borghesia fonda le fabbriche, si accumula ricchezze su queste fabbriche e sulle innovazioni scientifiche. La borghesia vuole premiare il merito, ad esempio, meritocratica, e il positivismo è una filosofia tipicamente meritocratica. Il positivismo vuole usare una grande razionalità matematica e scientifica applicata in ogni campo. Beh, la borghesia è razionale per definizione, è matematica per definizione, perché la borghesia valuta la vita anche in termini matematici, in termini di denaro, di costi e di benefici, in termini molto concreti e sperimentali matematici, direi. Quindi la borghesia trova nel positivismo, quello della seconda metà dell'Ottocento soprattutto, trova nel positivismo il suo punto di riferimento, la sua filosofia che meglio la rappresenta, e quindi sarà davvero un connubio forte tra positivismo e borghesia. E chiaramente questo è sempre legato a questo grande sviluppo economico di fine Ottocento. Inoltre c'è da dire un'altra cosa, vi ho detto più o meno alla metà dell'Ottocento c'è questo cambio di prospettiva da un positivismo conservatore, un positivismo liberale. C'è anche un personaggio che più o meno poco dopo la metà dell'Ottocento diventerà il paladino e l'eroe del positivismo, soprattutto del positivismo inglese, e che rappresenta l'emblema dell'uomo positivista, dell'uomo dell'Ottocento. Questo, tra virgolette, eroe è Charles Darwin, il famoso biologo, padre della teoria dell'evoluzione, dell'evoluzionismo, della selezione naturale, eccetera. Di solito lo si affronta piuttosto bene in scienze, però io a volte faccio anche una breve lezione e preparerò per questa serie di video prossimamente anche una breve lezione su Darwin, soprattutto sugli aspetti filosoficamente rilevanti del suo pensiero scientifico. Ecco, Darwin diventa davvero il punto di riferimento, perché Darwin chi è? È uno scienziato che è partito, è andato a girare sulla Beagle, la nave che lo porta in giro per il mondo, è andato alle Galapagos, o Galapagos come volete pronunciarla, va bene in tutti e due i modi, a studiare le testuggini, a studiare i fringuelli, a studiare gli animali, e con l'osservazione, con lo studio, col metodo sperimentale è arrivato a formulare una teoria che è rivoluzionaria, che è la teoria dell'evoluzione delle specie. Quella teoria che dice che l'uomo non è comparso sulla Terra così com'è oggi, ma si è evoluto a partire dagli animali. Una teoria che noi oggi diamo forse a volte per scontata, ma che nell'Ottocento era un terremoto completo nel mondo dell'epoca. Fino a quel momento vedremo che c'era stata qualche teoria che aveva in parte anticipato queste idee, ma globalmente la maggior parte delle persone credeva davvero nel creazionismo, cioè che, come diceva la Bibbia, l'uomo fosse comparso sulla Terra così com'era, creato da Dio così com'era, e che ci fosse una sorta di immobilità nelle specie, che l'uomo non si evolvesse, che le specie animali e le specie vegetali non si evolvessero. Darwin invece porta alcune prove convincenti
che convincono l'opinione pubblica del tempo, non tutti, ma una buona parte dell'opinione pubblica del tempo, che le cose forse non stanno esattamente così, che anzi le cose cambiano nel tempo, che le specie si evolvono. Oggi abbiamo decine e decine e decine di conferme sperimentali dell'evoluzione delle specie, perché in ambienti controllati abbiamo visto come accade questa evoluzione delle specie, abbiamo provato che Darwin per molti versi aveva ragione, poi la sua è ancora una teoria perché non è provata in ogni sua parte, però insomma la scienza oggi la ritiene più che corroborata, come vedremo si dice più propriamente nel Novecento. Però questa dottrina di Darwin è una dottrina rivoluzionaria, perché si abbatte fortemente su ogni credenza consolidata del tempo, si abbatte contro la Chiesa poi, perché la Chiesa non era disponibile ad accettare la teoria di Darwin, perché negava quello che la Chiesa aveva sempre affermato, cioè che Dio ha creato l'uomo a propria immagine e somiglianza. Se l'uomo deriva dalle scimmie, è chiaro che l'uomo non può essere stato creato da Dio a propria immagine e somiglianza, almeno non direttamente. Cosa che mette in crisi tutto il sistema di valori tradizionale. Ecco, Darwin è l'emblema di quello che deve fare lo scienziato, di quello che deve fare il filosofo positivista. Criticare i sistemi vecchi di sapere, quelli dogmatici, la metafisica in particolare, quindi la religione, e con la forza della scienza portare a cambiamenti e progressi. Tenete conto che poi vi ho detto, questa ideologia positivista, questa filosofia positivista, ha alla sua base proprio l'idea del progresso, l'idea del miglioramento continuo tramite la scienza. La teoria di Darwin, il darwinismo, è proprio questo, perché cosa si dice? Che le specie animali vegetali si evolvono, cioè progrediscono adattandosi all'ambiente. Cioè lui, è come se questa legge che i positivisti pensano di aver trovato nella storia, la legge del progresso, fosse una legge non solo dell'uomo, delle società, ma fosse una legge del mondo, una legge delle specie, una legge del DNA, potremmo dire oggi usando terminologie più moderne. Cioè non è solo che l'uomo evolve, che le società si evolvono, ma gli animali, le piante si evolvono, progrediscono davvero, perché è una legge di natura, il progresso, il miglioramento continuo. Ora Darwin diventa quindi proprio il capofila, in un certo senso, di questo, del montare di queste ideologie, diventerà il punto di riferimento, tant'è vero che nella seconda metà dell'Ottocento si parlerà, soprattutto in Inghilterra, lo vedremo con Spencer, di un positivismo evoluzionistico. E infatti, adesso vediamo, si può dividere, oltre che dividerlo nella prima metà dell'Ottocento conservatore, nella seconda metà dell'Ottocento liberale, il positivismo può essere diviso anche in altri modi, perché quando i filosofi non sanno cosa fare dividono le correnti con parole diverse, però in realtà ci sono tendenze diverse, adesso andiamo a vederle. Infatti tradizionalmente nei vecchi libri, soprattutto oggi meno, però qualche libro riprende questa distinzione, si distinguevano 2/3 tipi di positivismo. Il primo positivismo, che in genere coincideva col positivismo francese, cioè quello iniziale, quello un po' conservatore, veniva chiamato positivismo sociale, perché vedremo la sociologia ha un ruolo fondamentale all'interno di questa dottrina, con Comte in particolare. Positivismo sociale, quindi il primissimo, attento alla sociologia in particolare. Poi in genere si distingue un secondo positivismo, che viene chiamato positivismo metodologico, a volte anche positivismo logico, che si sviluppa soprattutto in Inghilterra, e il capofila di lei è John Stuart Mill, un filosofo di cui parleremo brevemente, che invece si concentra più che sulla sociologia, si concentra sul metodo per fare scienza e conoscenza, e quindi sulla logica, sul metodo per conoscere, anche politicamente per far progredire la società, quindi più appunto attento alla metodologia, ed è appunto soprattutto in Inghilterra. Un terzo positivismo, ancora più radicato in Inghilterra, e questo è influenzato direttamente da Darwin, che viene chiamato positivismo evoluzionistico. Ci saranno dei filosofi che tenteranno di riprendere le teorie di Darwin e di applicarle in campo filosofico conoscitivo. Cioè, se noi assumiamo che la legge dell'evoluzione sia la legge del mondo, della natura, cosa ne consegue? Questo tenteranno di capire i positivisti evoluzionistici. Quindi, di solito queste sono le distinzioni, ripeto: positivismo sociale, positivismo metodologico, positivismo evoluzionistico. Però altri libri non usano più queste distinzioni, alcuni libri ad esempio usano principalmente una distinzione su base nazionale, un positivismo francese, uno inglese, uno tedesco, qualcosa anche in Italia. Ogni libro ha le sue classificazioni. Noi in realtà vedremo alcuni filosofi positivisti, ne vedremo alcuni a titolo d'esempio,
e capiremo, spero bene, le differenze. Comunque, l'importante è capire che è una corrente abbastanza composita con varie facce. Ultima cosa da dire, poi abbiamo finito il video, oggi è un po' più breve della media a cui siamo abituati, ma meglio così. Ultima cosa da dire, vi ho detto anche prima parlando che questo positivismo per certi versi riprende molti aspetti dell'illuminismo, no? L'illuminismo esaltava la scienza, l'illuminismo criticava la metafisica, l'illuminismo aveva anche una certa fiducia nello scienziato, in Newton, quello era l'esempio del grande scienziato, aveva una visione laica, insomma tutte cose che vengono riprese sicuramente dal positivismo. Quindi il positivismo si pone come erede dell'illuminismo. Anche molti filosofi positivisti esaltano gli illuministi come anticipatori della loro filosofia. Però bisogna anche sottolineare che ci sono delle differenze. Il positivismo non è semplicemente un neo-illuminismo, c'è qualcosa che differisce ed è bene farlo notare subito. Poi chiaramente spiegare ai vari filosofi risulterà ancora più chiaro, ma vorrei sottolinearvelo già in premessa, diciamo. Quali sono queste differenze? Prima differenza: l'illuminismo era una filosofia per molti versi rivoluzionaria. Se pensate a Voltaire, a Rousseau, a Diderot, allo stesso Kant, erano filosofi che criticavano la realtà, criticavano l'esistente. Per loro c'era una grande differenza tra essere e dover essere, tra mondo così com'è e mondo come dovrebbe essere. E infatti, pensate appunto anche solo ai francesi, a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, quanto non criticavano il mondo così com'è, del sistema di governo, quante riforme non proponevano, tantissime. Rousseau addirittura dovette scappare da Parigi, da varie zone, perché le sue riforme erano troppo ardite, ma anche Voltaire ebbe i suoi bei problemi. Insomma, erano filosofi, diciamo così, controcorrente, potremmo dire così, rivoluzionari, pericolosi per l'epoca. I filosofi positivisti non lo sono affatto. I filosofi positivisti non sono più filosofi rivoluzionari, ma a volte sembrano addirittura controrivoluzionari. Perché? Un po' perché vi ho detto i filosofi dell'inizio dell'età, a parte qualche eccezione c'è, però generalmente è così. I filosofi delle prime fasi del positivismo, ad esempio, hanno, Comte, ad esempio, ha un'ideologia abbastanza conservatrice. Questo fa sì che le cose da cambiare politicamente parlando non siano poi così tante. E poi i filosofi della seconda metà dell'Ottocento, che sono liberali, si trovano a filosofare in un'epoca che vede il liberalismo al potere. Che ho già detto, è la filosofia della borghesia. La borghesia ha già raggiunto il potere. La filosofia ha già in mano le redini dello Stato in tutti i paesi in cui il positivismo si diffonde. Il che vuol dire che il positivismo non deve più lottare per cambiare le cose. Le cose vanno già bene. Perché l'ideologia positivista è già l'ideologia della classe dominante, ok? Non c'è da lottare contro una vecchia nobiltà che non vuole cedere il potere, contro i vecchi sovrani che non vogliono cambiare. I cambiamenti sono già avvenuti. Quindi la filosofia positivista diventa un'ideologia di conservazione più che di rinnovamento, capite? Perché si tratta solo di confermare quello che già abbiamo ottenuto, dimostrare che quello che abbiamo già ottenuto è cosa buona e che ci sta portando verso il bene. Quindi capite, non rivoluzione, ma eventualmente conservazione, esaltazione degli obiettivi già raggiunti. E quindi già questa è una prima differenza importante. Una seconda differenza che già vi ho anticipato è poi che il positivismo era, diciamola così per dirla bene, gnoseologicamente critico. E qui dobbiamo citare Kant sicuramente. Ricordate che Kant, abbiamo detto, scrive la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica, la critica del giudizio. Cioè Kant ha un atteggiamento critico, è il padre del criticismo, ma questo atteggiamento in fondo c'era già in parte anche Locke, che aveva anticipato l'illuminismo. Cosa vuol dire critico? Che quando io mi metto a conoscere e indago quali sono le forme di conoscenza, devo pormi con sguardo appunto cauto, appunto critico. Nel senso che devo guardare quali sono i mezzi per conoscere, ma poi devo anche sottoporli all'esame, devo sottoporli a critica, e la critica serve per vedere e stabilire fino a che punto queste forme di conoscenza sono affidabili e valide. Vi ricordate che per Kant abbiamo detto più volte, no? Vedere i limiti di possibilità, validità della conoscenza. Cioè bisogna capire qual è il confine, fino a dove posso conoscere e dove non posso andare più in là. Il che implicava sempre, per gli illuministi, che la conoscenza, anche razionale, fosse importante, ma non fosse onnipotente. Anche Kant, quando nella critica della ragion pura esalta la conoscenza razionale, la conoscenza scientifica, dice: sì, è valida, però ricordiamoci sempre
che non è la vera essenza del mondo, perché conosciamo con essa il fenomeno e non il noumeno. Ok? Quindi Kant insisteva molto sul fatto che sì, dobbiamo conoscere, dobbiamo avere fiducia nelle nostre forme di conoscenza, ma ricordandoci sempre, promemoria critico, ricordandoci sempre che abbiamo dei limiti. Ecco, il positivismo non si ricorda più di questi limiti. La tendenza dei positivisti, poi vedremo c'è la differenza tra magari un filosofo e l'altro, ma generalmente la tendenza è quella di essere più dogmatici, cioè non avere più in mente questa critica, questi limiti della conoscenza e della scienza, ma assolutizzare la scienza, dogmatizzare la scienza, renderla quasi una religione, come vi dicevo prima. Quindi non c'è più questo atteggiamento di cautela, vengono tolte tutte le cautele, ci si lancia con grandissima, forse esagerata, fiducia nella scienza. Questa è la seconda importantissima differenza. Ecco, questo era quello che volevo dirvi oggi per presentarvi, introdurvi al tema del positivismo. La prossima volta inizieremo a vedere Comte, il primo grande autore di questa corrente, poi andiamo avanti, Stuart Mill, Spencer, Darwin stesso, chi più ne ha più ne metta, ce ne sarà un po' da parlare. Però intanto mi premeva darvi le basi. Come vi dicevo all'inizio, in descrizione trovate il sommario più gli altri video che ho citato, i link per gli altri video che ho citato, trovate altre risorse interessanti se siete curiosi. Vi consiglio come sempre di usare un manuale per confrontare quello che dico io con quello che c'è scritto nei libri, ci vediamo presto per nuove lezioni di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao!